È arrivato Manuel. No! Dietro di voi. Giada, ciao. Thank you.
qui. Come potete vedere, ho tagliato i capelli, li ho tagliati di nuovo cortissimi, perché come vi dicevo, allora, se riesco adesso vi giro e si dovrebbe vedere qui dietro la testa questo rigonfiamento che devo farmi vedere. Ce n'è un altro, ma dicono che non si vede tanto. E quindi è per quello che li ho tagliati così, perché così il dottore riesce a vederli bene. In più, se fossero da levare le cisti, perlomeno ho già i capelli tagliati, non è un trauma, anzi dovrò tagliarli ancora più corti. Comunque d'estate io sto benissimo così, ma non... Cioè mi dispiace, lo so che voi mi dite che sto meglio con i capelli lunghi e tutto, ma io sto da Dio così, cioè fresco. Senza troppi problemi anche per tenerli puliti, cioè sto meravigliosamente. E adesso Maurizio e Sabrina sono andati a prendere il McDonald's perché come per Manuel l'anno scorso festeggiamo, diciamo, la notte prima degli esami e quindi mangiamo il McDonald's stasera. E boh, quindi adesso aspettiamo loro. Ho fatto un po' di pulizie oggi, ma in realtà non tantissime perché mi fa veramente tanto male qua dietro. E di notte dormo malissimo perché ogni volta che mi muovo mi sveglio. E quindi oggi ero stanca, sono andata a riposare un paio d'ore. Intanto ho fatto riposare anche Pia. Poi mi sono alzata, ho ritirato, ho steso. Pia è qui col codino. E quindi adesso niente, aspettiamo. E martedì devo andare dal dottore per vedere, vediamo cosa mi dice lui. Domani sarà una giornata. Questa era Giada. Domani sarà una giornata veramente. Abbiamo un sacco di cose da fare. Parte. Giada urla. Dobbiamo, vabbè, devo portare Giorgia a fare l'esame. Poi io alle 13:40 ho il vaccino. Poi alle 14:40 avrebbe l'appuntamento Giara dal dentista. Poi alle 16:30 Maurizio va da Alessandria. E alle 17 Giara deve andare a fare il ginnastica artistica. Quindi vediamo per Giara, vedo se riesce a venire su a prendere la mia sorella. Perché Maurizio appunto è ad Alessandria e quindi non saprei come fare. E niente, adesso faccio ancora qualcosina intanto che aspettiamo Maurizio e ci vediamo più tardi. Ciao! Ah, ecco, mi sono dimenticata anche di dirvi che poi ieri me ne è uscita anche una qui nel collo. Probabilmente è il linfonodo ingrossato che sta andando giù, c'è un'infezione. Comunque vi farò poi sapere tutto martedì dopo che sarò andata dal dottore. Speriamo non sia nulla di grave. Allora, oggi ho sistemato anche l'armadio di Pia, il mio armadio e quello di Maurizio. Qui ho messo i borsoni del Livrochet con tutti i prodotti che piano piano spero di riuscire a provare, ad usare. Per il momento stanno qui perché non so dove metterli. E lì ci sono due asciugamani per Pia. Accappatoi. Cosa c'è, Pia? Ci vogliamo mettere un tappo in bocca! Ok. Poi qui le ho messo le magliette a maniche corte, pantaloni, vestitini, cappellini, elastici, fasce, che poi non tiene. Lì c'è il computer di Manuel da portare ad aggiustare. E poi mutandine, che però ne devo comprare delle altre. Perché, scusatemi. Perché volevo iniziare a provare a levarle il pannolino e quindi mi servono delle mutandine. Quelle lì sono quelle di Giada che non le vanno più. Puoi abbassare un po'? E là c'è la maglietta per stare in casa. Qui invece c'è il mio armadio, che è finalmente di nuovo ordinato. E qui c'è la roba per stare in casa, solamente quei pantaloni. Lì la borsa che userò in queste occasioni speciali, cresima, battesimo, comunione, che mi ha regalato quella, una di voi. E quindi la userò, visto che è molto carina, visto che è molto carina, la userò per
per queste occasioni speciali, e qua invece ci sono i vestiti per uscire, ne ho pochissimi perché sono grassa e quindi non mi va più bene niente. Poi c'è la scatola con l'intimo, lì sopra c'è il vestito che Giada vorrebbe mettere per la cresima di Manuele Giorgia, che però è macchiato in un punto e devo cercare qualche cosa da mettergli sopra questa macchia in modo che non si vede, ma che rimane comunque carino. E poi c'è il libro delle vacanze di Sabrina. Gli altri li vado a ritirare la prossima settimana. Adesso volevo sistemare ancora due cose che avevo piegato. È arrivato il cibo, dice Giorgio. Qui c'è il cibo. Cibo, cibo, cibo. E Pia che non vede l'ora di mangiare il cibo. Buon appetito a noi. E buona fortuna a Giorgia. E buona fortuna a Giorgia. Qui, allora oggi è lunedì, lì c'è Sabrina che se non si allaccia la cintura prende botte. Dietro qua c'è Pia. Giada è rimasta da mia sorella perché deve andare alla parte ginnastica artistica. Io sono andata a fare il vaccino ma non si vede più. Stamattina già ha fatto l'esame, è andato bene, era piena di ansia e tutto quanto, però poi alla fine è andato tutto tranquillo. Adesso dobbiamo aspettare, se non sbaglio, se non ho capito male, fino al 28 di giugno, e poi ci diranno l'esito dell'esame. E invece io il richiamo del vaccino ce l'ho il 26 di luglio. E niente, volevo aggiornarvi su queste cose qui e basta. Qui c'è Maurizio che guida, e il nostro vicino, che è un santuomo, vai, ci ha prestato la macchina per fare appunto questi giri oggi, visto che eravamo di corsa. Adesso io mi metto la cintura, aspettate, ecco. E stanotte è stato difficile dormire, è stata una nottata complicata per tutti, tra mal di pancia e caldo, perché di sopra nelle camere si scoppia l'estate, e male che avevo al collo. Poi alla fine ho preso una tachipirina, si è un pochettino calmato, e allora sono riuscita a dormire. Ma poi si è svegliata anche Pia, che ha svegliato anche Maurizio. Lei è stata sveglia dalle 3 alle 5, è stato un patimento assurdo. Comunque ce l'abbiamo fatta. E niente, adesso stiamo andando a casa. Io ne approfitto per salutarvi, per chiudere questo video. E niente, noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Ciao.